Nascono da un'idea che mi prendo qualche parte, un giorno vedo una cosa e mi colpisce e allora dico, guarda, potrebbe venire fuori una statua su questo, o su un'idea che qualcuno mi parla e dico, guarda te, aspetta che la mettiamo in marmo o in legno quest'idea. E così nascono le statue. Sono dall'esterno, dall'aria che respiri, anche, non volevo, anche da una nuvola, qualche volta dico, guarda te che bella statua che potrebbe venire fuori. Devo fare un vecchio con quella barba. E poi entra, si rimurgina nella testa durante la notte, durante il giorno, giorno dopo giorno, e pian pian si delinea. E allora prendo un gesso, faccio una sagoma di gesso e la comincio in gesso. Poi il gesso puoi rimettere, che non è scolpire, ma è modellare. E quando hai fatto il gesso, dici, adesso qua posso fare così, che non hai più tanto da sbagliare, perché quando viene fuori sul marmo, ti viene fuori lo sbaglio se fai direttamente sul marmo. Invece il legno no. Il legno puoi sbagliare anche un centimetro, riprendi, rifai. Marmo già è un'altra cosa. Marmo è più caldo del legno, nel senso che non hai più da correggere i buchi che si fanno, le sfese, e così viene fuori una statua. Che poi tra l'idea e quello che fai c'è sempre una piccola differenza, perché non si può fare proprio quello che il cervello comanda, perché la materia è dura, non si lascia fare come vorresti te. Comunque, qualcosa viene fuori in questo senso. Ma la prima era, mi ricordo sempre, mio zio faceva il falegname e avevo 5-6 anni e mi dava un coltellino e facevo un nanetto su un manico di scopa. E dal nanetto sul manico di scopa poi è venuto fuori un antro e poi la barca su un tronco d'albero. Sai, quando tagli un pezzo di legno che è tagliato in due, viene già una barca scolpendola all'interno. E dopo dalla barca viene fuori che qualcuno ti dice, potresti farmi questo? E cominci così a fare quello che anche ti chiedono. Non è il mio lavoro di far quel che mi chiedono. Sì, sono 70 anni e praticamente sono 65 che lavoro. Disgraziatamente io volevo fare l'accademia, ma logicamente eravamo emigranti nel Belgio e allora mio papà dice no, tu diventerai elettricista e mi ha fatto andare a scuola a fare l'elettricista, in poche parole, che mai non ho voluto fare perché odio i cacciaviti, le pinze e i tagliafili. E poi così non ho mai fatto l'elettricista, ho sempre scolpito, però nella vita in Belgio ti facevano spalare carbone e era così la vita.
Ma il scalpello è un'altra cosa. Un scalpello taglia, modifica, che lo sai già che la statua è già nella materia, basta tirarla fuori, ma lei è già, tutte le pietre hanno qualche cosa dentro, basta levar, leva di qua, leva di là e ti viene fuori quell'oggetto che desideravi fare. Ho messo anche un anno per fare un altare che andava in Bolivia. Poi ci ho messo un anno a fare un pozzo che avevano ordinato a Corona, non so se conosci Corona, senz'altro che... Però lui non ha mai voluto farlo, forse perché era troppo lungo il lavoro. E poi altre statue metti 2 mesi, 3, 4 mesi, per quello che non puoi produrre tanto, e ci vuole tempo. E quando lavori 4 ore su una statua, hai già lavorato tutta la giornata, perché la mattina puoi lavorare bene, sei a posto, basta che non bevi un bicchiere di vino in più, perché sennò rompi anche un braccio, come ho fatto nel passato. Ma capita anche quello, eh? Arriva un amico, bevi 2 ombre e lì rompi il braccio la statua. E l'indomani cosa fai? Li tagli le 2 braccia che hai rotto, il braccio che hai rotto e magari anche l'altro, e ti dicono: guarda che bella statua antica che hai fatto, perché senza braccia. E questi qua sono piccoli, ma cosa posso dire, per non buttarla via. E qualche volta viene più bella di un'altra, eh. Ma questa qua la preferisco. Queste qua che sono per i miei nipoti, che sono pietre del Celina, che non è marmo, e la pietra stessa ti dà la forma che ha deciso lei e quello che dovrai fare te su questa pietra. Queste qua le preferisco, sassi, ma anche il marmo di Campone, che è un bel marmo compatto, tipo Carrara, che, sai, si lascia lucidare, quando è bel lucido, rifinito, ti dà quel senso... Granito inlavorabile. Io ho provato a lavorare il granito anche con delle punte di vidia. Io non so come facevano col bronzo gli antichi egizi a fare quelle opere che hanno fatto, ma il granito è duro come il granito. No, il legno è meglio il noce, le coccolis. Dissi in Furlan, perché si lascia ben lucidare anche il ciliegio, però hanno il difetto che si, fosse un difetto o un pregio, che si rompe il legno e ti dà quell'idea di antico, di vissuto, ti dà anche calore quando lo fai e quando lo bruci, perché i pezzi vengono bruciati e anche quelli ti danno un calore. Quando guardi la fiamma la sera, è bello scolpire. Consiglio a tutti di prendere un scalpeletto, qualche cosa, e di passare un'ora anche a provare
perché scolpire ti scarica proprio le emozioni che hai dentro e ti fa star bene. È come un Valium, chissà cos'è il Valium, è un calmante. E il legno, e scolpire il marmo e anche il gesso, ai bambini consiglierei di mettere su una scatola di scarpe vuota che il papà metta del gesso dentro e lui col coltellino fa la sua figura. Vengano i miei nipotini qua e loro sempre li faccio fare qualche cosa, o se no come l'argilla, che non è più scolpire ma è modellare, rimetti, levi, rimetti, è già un buon principio, buon inizio. Secondo me buon inizio. Vedete questo qua, una pietra viperina che ho trovato in Celina, e un giorno correvo a piedi con una ragazza bella, giovane, aveva due bei occhi, e mi diceva che lei, dopo aver avuto un rapporto col suo fidanzato, col suo amico a 17 anni, non poteva più amare nessuno. E allora mi diceva che aveva un nucleo all'interno dello stomaco quando ricominciava una storia nuova. Allora io gli ho fatto due bei occhi che sono come due pavoni, le code sono come due serpenti che tengono imprigionato questo nucleo con questa ragnatela di marmo bianco, e allora quando riuscirà a buttarlo via sarà di nuovo come prima. Quando uno o una persona si guarda solo nello specchio e vede sempre una dimensione, si vede una linea. Quando fai una statua di te stesso o dell'altra persona, puoi vederti in tre dimensioni, quello che non potrai mai vedere nella realtà. Noi non vediamo mai la nostra persona in tre dimensioni, vediamo sempre un piano e solo quello che è nello specchio. Praticamente è importante farsi fare la sua statua per vedere se stesso in tre dimensioni. Quello mi piace sempre ripetere. E le statue che sono venute fuori dal passato ci fanno vedere le persone come erano una volta, se no non si poteva. Fotografia è bello, però è sempre un piano. Lo specchio è bello, è sempre un piano, però mi piace guardare le persone in tre dimensioni. Pensa un po', se ciascuno di noi farebbe una statua di se stesso, si vedrebbe in tre dimensioni. Allora vedi i difetti, che sulle statue non puoi, perché noi abbiamo un orecchio un po' più piccolo, il naso un po' sul... E siamo sempre in movimento, mentre la statua è ferma e dice: ah, ma gli hai fatto un orecchio più basso, gli hai fatto il naso storto. Ma la realtà è quella. Abbiamo i nostri difetti, ma nelle statue devi correggere un po', se no la persona che gli hai fatta dice: ah, sbagliato, non sono così brutto. E devi abbellirli un po', no? Capisci? E prendere anche un momento di sorriso, un momento, se no sembra un morto, che la statua non è morta, è viva. Questo volevo dire. Ma gli antichi mettevano il colore sulle... Certo che se tu fai, vedi il Canova che ha fatto le statue tutte, anche Michelangelo, tutti, ma però il colore anche del marmo dà una vita.
se prendi un rosa portogallo che assomiglia molto alla pelle, vedi che come più vivo, mentre il bianco è di fatto nella chiesa vanno bene le cose di Carrara, bianco Carrara, perché rappresentano delle cose sante già che sono celestiali, e allora il bianco va molto bene. E il nero, difatti, caldo freddo, bianco nero, il nero va più bene per il diavolo, per le cose funerarie. Anche il bianco va, ma per la santità, ma il nero è più per l'opposto, il profondo, gli abissi. Il nero è perfetto per quello, che è molto più duro. Il basalto, per esempio, è più pesante, anche come densità. Se non mi sbaglio, ci vuole 2 metri cubi, 2 tonnellate, se non mi sbaglio. È un'altra densità, più duro, più, però dà una sensazione più di cupo, più di cattivo. Il diavolo si adatta bene al nero, mentre gli altri, il rosa portogallo, sono più pelle umana.